Ci siamo, ecco. Allora, adesso parcheggio qua, tanto la casa non esiste. Allora, ecco, adesso mi sono ricordato, riguardando il video, ho sbagliato l'altro giorno. Allora, la strada sterrata che dicevo era questa qua, che là c'è una casa diroccata. Qui non esisteva niente, era tutto campi, e da qui uscivano dei trattori e lasciavano quei pezzi di terra. Io sicuramente, uscendo, io venivo giù a palla, adesso lì è una macchina, eccolo l'albero, non c'è più. Ho guardato su Google Maps, però è questo, era questo qui, non so se si vede. Io venivo giù, quindi ho anche fatto in tempo a fare la chicane, perché comunque c'era la chicane. Poi si vede qui, arrivavo giù così, tanto prendevo tutta la strada, io la prendo sempre tutta. Arrivando giù qua ho preso una delle zolle di terra che qui uscivano, perché dopo a me mi hanno ritrovato lì parcheggiato. Qui ho preso l'albero, questo albero qui, e io sono volato in mezzo alla strada così, che qualcuno mi ha trovato. Lo scooter sicuramente è cascato qui, è rimasto nel fosso, però il mio amico mi ha ritrovato qua con lo scooter ben parcheggiato, e io ho accasciato di fianco lo scooter, che non capivo un cacchio per la testata che avevo dato, logicamente. E qui sta casa non esisteva, erano tutti campi, quindi ecco, adesso ho capito. Sono arrivato giù e comunque sono riuscito anche a fare quella curva, quindi non lo scoprirò mai cosa è successo. O una bestia, comunque arrivavo giù a palla, tanto la discesa l'altro giorno ve l'ho fatta vedere, però lì ho fatto anche la curva, lì la taglio, arrivo così, qua, qui c'è un'altra semicurva e lì sicuramente ho una bestia che mi ha attraversato, e ho cercato di evitarla. Se no qualcuno aveva ipotizzato qualcuno che usciva da sta strada, ma è diroccata, chi vuoi che usciva da sta strada? E poi come faccio a volare? Quindi quell'albero è molto più in là. Per me è una zona di terra. Sera. Occhio a ste buchi qui. No, ma io sono venuto qui apposta perché quell'albero lì che hanno segato nel 2007 l'ho preso in pieno in testa. E io da quella volta vedo doppio, allora sono voluto venire a vederlo, l'hanno segato. Comunque non so cosa. Per me è una zolla di terra, perché questa casa non esisteva quella volta. C'era quella vecchia. C'era comunque un'uscita dei campi, uscivano quei trattori e c'erano, mi ricordo, era imbracciata così. Sì, era tutta imbracciata, esatto. Come questa qui, infatti. E io non mi ricordo niente, perché io per un mese purtroppo, e poi quando mi sono ripreso purtroppo ho la diplopia, ho sbattuto la testa, avevo rotto il casco crepato. E lo scooter da buttare via. Allora sono voluto venire a rivedere, l'albero non c'è più, però era quello. E qui infatti quella casa, infatti era tutto a breccia. Casa colonica, prima. Ma tocca stare attenti, infatti. Quando succede qualcosa, dopo si carica. Dopo la mettono a posto. Va bene, buona serata, grazie ancora, ciao. Più, ma è lui. Dopo ve lo faccio vedere su Google Maps, che c'è ancora. Ho guardato su Google Maps e ho fatto le foto. E qui non c'era niente. Vai, andiamo giù con la fessura staccata, vedi?
trampolino di lancio, che non è di ste robe. Vedere anche l'albero, perché l'albero non era quello alla fine, e dopo la casa nuova lì, che non esisteva la casa, ma speriamo di arrivare che non è buio. Comunque guarda che strada di merda.
no, di là ci saranno i cani. Tra i cani e il traffico, meglio il traffico, dai, ciao. Non trovo voglia, giusto.